Buonasera a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Alessandro, Letti TV. Oggi partiamo, lui sta lì, io e ci siamo invertiti. Io ogni tanto prendo in mano la situazione. Allora, siamo su Magic, su Arena. Prima, innanzitutto, vedete, iscrivervi al canale, commentare il video, lasciare un like, condividerlo e attivare la campanellina. Oggi famo una cosa veloce, spacchetto io invece di lei. Sono 10 pacchetti che mi serve da sapere che cosa ci trovo. Magari vorrei sfruttare qualche cosina. Ho bisogno delle wild card perché me ne sono bruciate tutte un po' di tempo fa. Quindi io need on Sorin, che ce n'ho uno, ne vorrei almeno due, quindi o lo troviamo o arriva una wild card di Oggi Carrara. commento io. Oggi commenta lei. Sei pronta? No. 3, 2, 1 e ciao! Namo! Pronto? Allora, cosa abbiamo qua? Allora, Il abbiamo... Ghast Costrittore a 3 mana, un 3-1. Quando questo qui attacca, una creatura bersaglio controllata da un bersaglio prende meno 2, meno 0 nel turno. Vabbè, simpatico. E quando disturba, incanta e dà meno 2, meno 0. Vabbè, è comune. Né arte né parte. Abrasione. Se fa 2 instant, puoi scegliere o deve fare 3 danni a una creatura o deve spaccare un artefatto. Vabbè, onesto. Questa ha trovato lei qua, il Sì, prigioniero. davvero. Vabbè, Questo è il mio de mazzo. giorno a 4 mana un 2-6, Di nero, che non può attaccare, de notte un 6-6 che deve diventa... attaccare tutti i turni. L'assistente ricucito lo gioco, c'è un mazzo, poi prima o poi lo farò vedere, lo sfruttare, entra sfruttare, quando sfrutta profetizza e poi peschi. Questo ce l'ho La anch'io. fanteria, se fa 2-2-2, basta, poi disturba a 4. E quando disturba diventa un'incanta creatura che la creatura incantata prende più 2 più 2. Reietto Lupescu a 6 mana e 5-4 e dice questa magia costa 2 o meno per essere lanciata se controlli un lupo o un mannaro di giorno. De notte è in 6-5, dice ogni volta l'imbucato violento o un altro lupo o un mannaro che controlli muore, pesca una carta. Questo è simpatico. La lanterna degli smarriti, se fa 1, quando questa qui entra in campo di battaglia esila una carta avversaria da un cimitero, paga 1, la tappi, la esili tutte le carte da tutti i cimiteri e poi peschi una carta. Ma se tu non giochi col cimitero, io lo togli all'altro, cioè oppure va, anche se in questa espansione, come avete visto, tra disturbare e cose varie, lo Sono usi il tanti. cimitero. E la rara, Da-da! Figa. La rara è Ma questa ce figa. l'ho anch'io. No, tu non ce l'hai ancora. No, mi No. sembrava. Questo è l'incantesimo. Se fa 3, ti dice all'inizio del combattimento, nel tuo turno, un lupo o un mannaro Decapita. bersaglio che controlli prende più 2 più 2 fino al turno. È già questo. Poi ti dice ogni volta un avversario lancia la sua seconda magia in ogni turno, crea una pedina lupo. Mi dai fastidio. Carina. Primo pacchetto onesto, ma non c'è sta Sorin e questa non va bene. Ciao. Oh, manca ancora tanto da aprire. Allora, cosa ci C'era abbiamo? Una comune. una comune. Lupastro Ah, bello, 2-2-2, l'ho nel tuo turno c'ha più 0 più 2. Questo a 2-2-2, fin tanto che controlli un altro lupo o un mannaro, sto coso prende più 1 più 0 e a travolgere. A 2-1-2 addestramento, cioè se attacca con un'altra creatura con una forza più alta di lei le prende il segnalino. E quando questa muore mette tutti i segnalini su un'altra creatura. Carina, questa l'abbiamo vista prima. Questa la vicina. La posizione valorosa, se fa 2 istantanee, puoi scegliere o una creatura bersaglio è indistruttibile fino al turno, oppure distrugge una creatura bersaglio con costituzione pari o superiore a 4. Simpatica. Il Vurma dei Rovi ce l'ho, se Anch'io ce l'ho fa, questo. se fa 7, è un 7-6. Raggiungere e travolgere. Quando entra in gioco guadagni 5 vite. Poi se lo rimuovi dal cimitero te ne guadagni altri 5. Bella Non è patente. brutto. Ma è simpatico infatti. E da-da! La stessa di prima. È forte, ci mancherebbe Sì, Dio. ma... Ok, Un po' di più di doppietta, guarda qui fantasia. le pecorelle. Sì, infatti. Il lupo che le È il lupo che volevo... fa. Bene, avanti. Vediamo la settima. Allora, ci abbiamo il bacio da Anch'io vampira. c'ero questo. Se fa 2,
giocatore bersaglio perde 2 punti vita, tu guadagni 2 punti vita e che crei 2 pedine sangue. Questa è carina, la regola rurare, se fa 4 no 1-1 con vai addestramento, quando entra in gioco metti al porcello 4-1, al cinghialotto. Sembra che sta cercando il tartufo. È probabile. La ministra itinerante, sì, che sta a segala 1, 1-1, quando la tappi una creatura del bersaglio prende più 1 più 0 più ne guadagni un punto vita. Attiva solo una stregoneria, non è brutta. Come potete vedere, anche se non capisco ancora tanto del gioco, però mi ricordi qualche carta che ho. Impulso avventato, si fa 2, esila le prime 2 carte del tuo grimorio, fino alla fine del prossimo turno puoi giocare quelle carte. È un pescante per il rosso che... Il rosso tende a finire le carte molto velocemente perché se tu molte carte o so veloci o so spari, quindi è sempre una cosa buona. 4 mana, 4-4 di giorno, di notte 6-4, e le creature con forza pari o inferiore a 2 non lo possono bloccare. Carino. Una non comune come Jolly, e che cosa? Riprendere, se fa 2, riprende in mano fino a una carta creatura bersaglio e fino a una carta permanente non credo di avversario del tuo cimitero, e poi la risili, la esili. È carina, però c'è da meglio, nel senso, nell'espansione principale, quella prima, ce n'è un'altra che se fa 3 uguale, se fa, te fa prendere un permanente e in più se rigioca, cioè la puoi rigiocare tipo a 5 mi pare, o 4 o 5, quindi è simpatica, ma preferisco l'altra. E la rara, Io ce l'ho questa. Mi pare del nobile. Sciamano del cuore dell'alveare. Se fa 4, una 3-5. Ogni volta Ciccio qua attacca, puoi passare il segno del tuo grimorio per una carta terra base che non condivide un tipo di terra con una terra che controlli. Mettere quella carta nel campo di battaglia, poi rimischia. Quindi vuol dire... Se tu o giochi in un mono verde non ti serve a niente questo. Questo ti serve per andare a prendere una serie di terre diverse. Cioè non devi condividere la tipologia. Quindi se c'è una pianura non te puoi prendere una pianura, te puoi prendere un'altra cosa. E così via, insomma. E poi ti dice che a semana crea una pedina creatura insetto 1-1 verde. Metti X segnalini più uno su di essa, dove X è il numero di tipi di terre base tra le terre che controlli. Attiva solo con la stregoneria. I tipi sarebbero pianura, isola, montagna, palude e foresta. Quindi al massimo se c'è il pentacolore, e che non ti girerà mai come un mazzo, però ipoteticamente, poi metti i 5 segnalini. Preferivo un altro di quello dei lupi a sto punto, era meglio, però vabbè. Allora, noi adesso ci prenderemo una carta Jolly rara, che già... Esatto. La vampiretta, 3 mana, 3-2 travolgere, quando questa attacca fa danno all'avversario metti una pedina sangue. Questo è quello che dà o +2/+2 a un vampiro o -2/-2 se non è un vampiro. Questa se fa 3, neutralizza una magia creatura o +Walker bersaglio e crea una pedina sangue. Il gargantua se cala 5, 5-4 riesce a sfruttare, quando sfrutta l'avversario deve sacrificare una creatura. Questo è carino. La cosa si fa 2-1-3, dice ogni volta lancia una magia che non è una creatura, questo qua fa un danno all'avversario, fastidioso. Lupo dal collare di luna, si fa 2-2-2, paghi 4, lo tappi, questo qua infligge danno a un avversario bersaglio pari al numero di lupi e mannari che controlli. Quindi vabbè, se te ti fa un mazzo rosso-verde con lupi e lupi mannari, e questi hanno un senso. Questa è quella che c'è per vedere, la bimba del branco, se cala 4-2-5, paghi qua ogni 4 mana di giorno mette lupi, mentre invece di notte perde quell'abilità, diventa un 5-5 travolgere che dice da più lupi di tutte le altre creature. Ma qui ci interessa trovare Sorin, vero? Impegnati, concentrati. Sorin, manca il colore, condivide. Iniziando speranzoso, pure io ero speranzoso una volta. Regala 1-1-2 e c'è addestramento. Paga 3, rimuovi 2 segnalini +1/+1 scelti tra le creature e controlli, distrugge un artefatto, un incantesimo bersaglio. Sei deluso, lo so. Sì, perché sono quel genere ancora, di carte che... ancora 6. No, dico questa rara. Vuoi dire, non ti... più di tanto non ti serve. Nel senso sì, vabbè.
non è può essere simpatico, però è molto situazionale. Davanti. Allora, vabbè, giallo comune, poi chi è sto coso? Pensieri sparsi, 4 mana, guarda le prime 4 carte del tuo grimorio, aggiungi 2 di quelle carte alla tua mano e metti l'altra nel tuo cimitero. Non mi piace, perché ogni volta che butta nel cimitero a me non mi piace. Lupo, se fa 1-1-1, paghi 2, prendi più 2 più 2, oppure fai una sola volta al turno. Questo spacca creatura volante o incantesimo. Se è carino, se caratterizza 2-2 legame vitale, quando te muore un'altra creatura si trasforma e diventa un 4-3 legame vitale. Perché si sa che i popolani umani, quando gli muoiono i cavalli, barcameggiano un pochetto in necromanzia, che fanno rianimi e il cavallo come uno zombie, lo fanno tutti, pure lei. Io che c'entro io? Io non c'entro. Poi, niente. Un altro di queste cacchiappa cose. Chi è questa strana? Conosco 3 mana, 1-1, creatore spirito, ogni volta la setacciatrice del mare entra in campo di battaglia o diventa avversario con una magia aura, un incantesimo, crea una pietra spirito 1-1 bianca con volare. Poi, okay. Dono marino. Disturba 2, diventa un'incanta creatura, ogni volta il dono marino entra in campo di battaglia o la creatura incantata diventa avversario con una magia aura, crea una pietra 1-1 bianca. Simpatica, simpatica, bianco blu se potrebbe fare qualcosa. E qui. Ok. Solo su invito. Se fa 5, scegli un numero compreso tra 0 e 13. Ogni giocatore sacrifica altrettante creature. Quindi se. Cioè, non è proprio. Allora, con calma. Di solito ci sono le carte bianche che ti dicono distruggi tutte le creature in gioco. Che è sempre una cosa buona, anche nere adesso ultimamente. Qual è il problema però del distruggere le creature? È che se c'hanno creature indistruttibili o le rendono indistruttibili e tu fai sparecchia tutto, che in realtà quella non muore e tu rimani un po'. Questa qui bypassa sto problema, perché non dice che distrugge, ti dice che ogni giocatore sacrifica, prendi e butti. E butti. Quindi può essere indistruttibile, può essere intargettabile, può essere... levi lo stesso. Da 0 a 13 è tanta roba, cioè vuol dire che fino a 13 creature e poi le va, ma ne può le va pure di meno, nel senso, metti caso che il tuo avversario ha 2 creature molto forti e tu magari ce n'hai 4-5 piccolette, e tu lo fai da 2, lui le fai 2 forti sua e tu levi 2, cazzo te frega, te ne rimangono 3, quindi è gestibile, questa non è male, mi piace infatti, come qua. Però non è Sorin. Adesso che uscirà la solida. La solida esce. Questo. Allora, una jolly comune, un counter, sì, il copetto. Si fa uno blu e X, fa una debolezza, cioè l'avversario per poter lanciare la magia che sta utilizzando deve pagare X mana in più. Se non lo fa, l'esili dal cimitero. Questo l'abbiamo visto prima. Questo è un equipaggiamento. Se cala 2, lo equipaggi subito a una creatura. La creatura equipaggiata prende più 2 più. Poi a 4 la puoi spostare. Questo ce n'ho un chilotone, quindi vabbè, comunque è carino, se fa la 2, non 1-1, quando muore mette uno zombie 2-2. È utile per essere sacrificato, per bloccare, per fare cose. Carne da macello. Qui che abbiamo? Il rigetto lunare, che si fa 2 e ti dice fai tornare una creatura lupo o mannaro, bersaglio in mano al suo proprietario e peschi una carta. Se invece usi l'abilità Fender, quindi la paghi 4 e non 2, levi quel lupo mannaro e quindi diventa fai tornare una creatura a bersaglio e me la soffrire. Comunque creatura da carina. Poi abbiamo il vestito della sposa, si fa 2, dice la creatura equipaggiata prende più 2 più 0, prende più 0 più 2 addizionale più 0 più 2 addizionale e ha attacco improvviso fin tanto che un equipaggiamento chiamato completo dello sposo è assegnato a una creatura che controlla. Praticamente se ce le hai tutte e due, dai più due tutte alle due creature equipaggiate, prendono più due più due e free strike. E non mi ricordo il completo, che se poi sarebbe una bara, e se gli dà le gambe vitali o che cosa. Vabbè. E qui che c'è? Impegnatete più. Da da! Il doppione brutto poi, almeno era forse quella bianca, che non era male, che è proprio sì, brutto. Sì, è vero. Va, andiamo avanti, poi passiamo. Dai. Impegniamoci un po' di più. Allora,
L'impulso l'abbiamo visto, quello che ti fa pescare le carte. Questa l'abbiamo vista. Questa l'abbiamo vista. La conosciamo. Questa chi fa? Questa no. Allora, questa si fa. Questa ce l'ho io. Sì. O a uno o a due. Se la fai a uno, fai tornare un permanente non terra avversario che controlli in mano al proprietario, cioè a te stesso. Se no, a due anche all'avversario. Poi abbiamo lo scorpione, si cala a 3, una 3-2, cioè tocco letale. E in più ti dice, lui sfrutta. Quando sfrutta una creatura, quindi la distruggi quando entra in gioco, un giocatore perde due vite e pesca una carta. Quando Pugilione sinistro. Sinistro. Entra, bla bla bla. Fa male. Il mago sussurrante, se fa a 4, una 3-2, ti dice, quando lancia una magia che non è una creatura, che è una pedina 1-1 volante. Ma può fare una sola volta a turno. Quando diventa spirito, di... Non ho aspettato molto che... Questa è però buona. Questa mi piace, io l'ho craftata a lei. Sì, lo so, mi ricordo. Se figa, si cala a 3. Ti dice, se attacchi con due o meno creature, metti un segnalino su st'incantesimo e crea una pedina 1-1. Se hai attaccato con due o più creature, alla fine del turno metti un segnalino e peschi una carta. Quindi entrambe cose, o peschi una carta o metti una pedina. E metti un segnalino. Quando sto coso c'ha tre segnalini sopra, quindi hai pescato tre carte, hai messo, hai messo creature, un misto, si trasforma e dice tutte le creature del controllo prendono più uno più. È onestissima. Io sto giocando col mazzo suo, gira veramente bene perché comunque ti aiuta. Non hai creature, metti le creature. Stai giocando con mio mazzo. Sì, perché sta cercando. Mi ha chiesto permesso. No, non chiedo niente a nessuno io. Ah, andiamo avanti. Allora. Almeno uscire qualcosa, almeno male. Questa l'abbiamo vista, i lupi l'abbiamo visti. Questa si cala a 3. Questa ce l'ho io. È una 2-3 brava. Che se tappi ti dà un mana di un qualsiasi colore di giorno. Di notte invece te ne dà 2. Ed è una 3-4. Questa abbiamo visto prima. Lo strisciante di spore è una, a 3 mana è un 3-2. E quando muore peschi una carta. Onesto. Quello brutto questa che ti rifà prendere in mano, questa qui. Questa. E questa da da! Ok, la stavo per craftare prima, perché è interessante, mi piace sta carta. Si cala a 4. Ce l'ho io. Ed è una 4-5. Già questa. Ti dice, quando questa qui un altro o più altri vampiri entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, crea una pedina sangue. Questa abilità si innesca solo una volta per turno, ok? Dice che quando Angie e o uno o più altri vampiri entra in campo di battaglia sotto il tuo controllo. Sì, perfetto. Poi ti dice, paga 2, sacrifica un'altra creatura o una pedina sangue, ogni avversario perde 2 vite e tu guadagni 2 vite. E comunque c'hai un 4-5 che ti fa guadagnare vite e fa cose. Carino. Avanti. Allora, che ci abbiamo? Questo l'hanno visto. Questa si fa 3, incanta una creatura. Quando questo qui entra in campo di battaglia, peschi una carta. La creatura è incantata, c'ha più 1, più 3. Ma è comune, onesta. Oh, che bella! La culla della sicurezza. Questo piace a me, meno male di questa. Si fa a 2. Lampo, quindi la può giocare. Assomiglia a mio figlio, guarda come... Si fa come un istantaneo, incanta una creatura che controlli tu. Quando questa qui entra in campo di battaglia, la creatura incantata ha antimalocchio fino alla fine del turno, ok? In più ti dice la creatura incantata prende più uno più uno. Carino, simpatico. Bello. Il lupo l'abbiamo visto. Rituale raccapricciante. Si fa 6, distrugge una creatura a un planeswalker bersaglio, crea due pedine sangue, distruggi una cosa, una cosa in più. La statua del presentimento è carina, se fa 3 una 1-2 che la tappa di domanda di un qualunque colore, mi pare di sì, e io metto il segnalino sopra. All'inizio, cioè alla fine del turno, se questa qui c'ha 3 o più segnalini, si trasforma, si stappa, diventa una 5-5 e ti dice all'inizio della fase principale, prima del combattimento, ti dà un mana di un qualsiasi colore. È onesto. Poi qui che ci avevamo? Danzatore Markov, 4 mana bianco rosso, 1-3, volare rapidità. All'inizio del combattimento, nel tuo turno, fino a 2 creature bersaglio che controlli, prendono più 1 più 0 fino alla fine del turno. Vabbè, onesto, vola rapidità. Volendo se prende lui il più 1 più 0, una 2-3. Ci siamo andati vicini, non è Sorin, però è una mitica rara. Ma che nera. Allora,
Enrica Domantri, Domnanti, si fa 4, è una 1-3 volante. Dice, all'inizio del combattimento, nel tuo turno, scegli uno che non è stato scelto. Quindi, alla fine, io dovrei fare tutte e tre. Ogni giocatore sacrifica una creatura. Pesca una carta e perdi un punto vita e trasforma lei. Quando la trasformi, diventa la 3-4 volare, tocco letale, legame vitale. Che c'ha? Paga 3. Ogni creatura che controlli con volare, tocco letale e o legame vitale prende più inizio alla fine del turno. Quindi lei lo prende sicuro. Perché comunque c'ha tutto. Quindi diventa la 4-4. Ogni 3 mana prende un più non attacco. È carina questa. È simpatica. Perché comunque. Non è quella che volevi, però. Non è quella che volevo. Però comunque nel mazzo. Io sto facendo un mazzo rosso-nero a vampiri con un po' di cose. Effettivamente questa c'ha un suo senso. 4 mana c'è un 1-3 volante. Male che vada ti fa pescare una carta se c'è tempo da perdere. Mal che vada, se hai qualcosa da sacrificare, bruci una creatura a testa. O se no la trasformi subito e tanti saluti. Cioè ti dà il legame vitale che ti aiuta sempre. Ok, ci rimane l'ultimo pacchetto, l'ultimo quindi pacchetto. Sicuramente sbloccherò un'altra carta rara qua sopra. E vediamo la rara del pacchetto cosa sarà. Allora, eccola. Poi se apro altri 1, 2, 3, 4, altri 6 pacchetti, finalmente ci avrei Sorin. Mugraft, faccio prima. Allora, comune. Cos'è sto piccione qua? 3 mana, 2, 1 volare con addestramento. Carino, ma niente di che. Lupo, l'abbiamo visto. Lo schianta scudi di Esvold. Si fa 4, 1, 4, 2. Dice ogni volta lui attacca, puoi pagare un mana. Se lo fai, c'è indistruttibile fino alla fine del turno. Vale, ma attacca, è grosso, lo mandi a picchiare. La tela della strega, se fa 2 mana, una creatura bersaglio prende +3/+3 a raggiungere per la fine del turno e la stappi pure. Carina. Chi siete? Armari Katari. Se fa 3, è una stregoneria, fino alla fine del turno una creatura bersaglio prende +3/+3. Fino a una creatura bersaglio prende +2/+2 e fino a una creatura bersaglio prende +1/+1. Quelle creature hanno cautela fino alla fine del turno. Ok, quindi puoi pompare fino a 3 creature, +3/+3, +2/+2, +1/+1 e attaccano senza tappare. Questa è quella di prima? Sì. Giusto? Sì. No. Sì. No. La setacciatrice del male, ogni volta questa entra in campo di battaglia o diventa avversaria e crea una pedina 1-1, quando disturba è incanta con dono marino. Non è uguale, la stessa. Ok. E adesso c'è questa. Danda. Danda. Ci siamo andati vicini. È un demone, se cala solo 7 mana. È la 6 volante, ti dice all'inizio della sottofase, cioè alla fine del tuo turno, sacrifica una creatura non demone. Se lo fai, crea una pedina che è una copia del demone del banchetto del terrore. Quindi se c'hai cose da sacrificare, questo se raddoppia. Perché tu lo cali, fine turno, sacrifichi, che ne so, quello che abbiamo visto prima, che quando muore mettono zombie, fanno conto, no? Sacrifico quella, rientra lo zombie, e loro diventano 2. Se malauguratamente l'avversario non te li ammazza, alla fine del prossimo turno tutti e due fanno la stessa cosa, al che se c'è uno zombie e un'altra cosa sacrificata diventano 4. E credo che sia la fine della partita a quel punto. Con 6 volante. Vabbè, mi posso ritenere vagamente soddisfatto, dai, tutto sommato. Poteva andare meglio, ma pure peggio. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete, attivate la benedettissima campanellina e se vi è piaciuto il video mettete un like. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, che di roba ne sta uscendo parecchia, compreso il nuovo gioco della Riot. Ditemi se vi sta piacendo. Anche a me. Bella per tutti e se vediamo, ormai usciranno pure 2 video al giorno tra un po'. Sì. Ciao! Noi stiamo facendo il nostro meglio. Per fare con chi voi piace stare con noi. Aiutateci a crescere e a stare in compagnia con voi. Che noi volentieri facciamo quello che possiamo per farvi divertire un po'. Bella per tutti, ciao. Bella per tutti, un super bacione, alla prossima. Ciao.